Il Trentino propone ai suoi visitatori panorami e viste spettacolari, ma per ammirarli, prima di tutto, bisogna indossare zaino e scarponi e incamminarsi tra sentieri di montagna. Per questo, se scegliamo di fare un'escursione, non possiamo certo esimerci da una tappa in rifugio o malga per rifocillarsi. I rifugi spesso sorgono in alta montagna, dove l'approvvigionamento quotidiano è una piccola impresa che riesce solo grazie alla passione dei gestori. Sono loro a preparare per gli escursionisti in cerca di ristoro i piatti semplici e gustosi della tradizione trentina, con il loro tocco personale e un'attenzione particolare alla qualità degli ingredienti. Come se tutto ciò non bastasse, oggi alcuni gestori di rifugi e malghe hanno deciso di inserire nei loro menù piatti gluten free, offrendo così un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. Questo è stato reso possibile grazie al progetto Alimentazione Fuori Casa, promosso dall'Associazione Italiana Celiachia. Siamo con il presidente della sezione trentina, che ci parlerà di come questa associazione si occupa degli interessi delle persone colpite da celiachia. Sono Armando Beosso, sono il presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Trentino. Membro di una federazione nazionale che opera da 35 anni sul nostro territorio a sostegno delle persone celiache e dei loro familiari. Principalmente a livello locale ci occupiamo di informazione, nelle scuole con il progetto In Fuga dal Glutine e nel settore della ristorazione con il progetto AFC Alimentazione Fuori Casa. Abbiamo coinvolto un po' le varie sedi SAT, si sono rese disponibilissime, i gestori dei rifugi anche, per cui abbiamo iniziato nel fine 2014, inizio 2015, a fare dei corsi e presentare il nostro progetto. Diciamo che il progetto AFC per i rifugi ha comportato sicuramente per i rifugisti un notevole impegno, perché comunque si sono trovati a gestire senza glutine in strutture molto piccole a volte. L'altro problema era quello di doverli monitorare questi rifugi, perché noi come progetto abbiamo la necessità di doverli seguire, di doverli monitorare nel corso del loro operato. Posso dire anche con orgoglio che comunque siamo gli unici in Italia, il Trentino, che ha saputo creare questo tipo di strutture. Dopo le spiegazioni del presidente, capiamo ora in cosa consiste il progetto Alimentazione Fuori Casa. Sono Anna Bezzeccheri, professionista dell'Associazione Italiana Celiachia Trentino. Mi occupo di seguire il progetto Alimentazione Fuori Casa, che è un progetto dell'associazione nato nel 2000, rivolto in particolar modo a tutti quegli esercizi che possono fornire dei pasti senza glutine. Il progetto consta fondamentalmente in tre parti principali. Abbiamo un corso di formazione, o meglio informazione, dove noi andiamo a dare tutte le informazioni appunto necessarie al ristoratore per quanto riguarda la preparazione di piatti senza glutine. In un secondo tempo andiamo ad assistere il ristoratore in loco, quindi presso la sua struttura, per andare a vedere come gestisce il senza glutine, come sono organizzati gli spazi, come organizza le cotture ed il servizio. In quell'occasione, se riusciamo, facciamo anche una formazione al personale di sala, per poter fornire tutte quelle informazioni necessarie per far sentire il celiaco che andrà presso la loro struttura il più possibile accolto e in presenza di persone con conoscenza della celiachia e della sua problematica e quindi che abbiano poi una corretta gestione di quello che è il pasto senza glutine. Come terzo step, la struttura entra a far parte di questo circuito, di questo network. Per le strutture di montagna è previsto un monitoraggio all'anno e il monitoraggio serve per tenere il contatto con appunto l'esercente e per andare a rivedere e comunque a ripassare i punti che riguardano poi la preparazione e la cucina senza glutine. Ascoltiamo ora alcune testimonianze di rifugisti che hanno deciso di aderire a questo progetto. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rifugio Sorandre a 2045 metri nella schiarea di Campiglio, Fogaia Marileva. Siamo posizionati all'arrivo della cavirovia da Olasa Valmastellina, quindi l'impianto che parte direttamente dal fondovalle
e dal 2018 abbiamo intrapreso questa nuova strada grazie all'Associazione Rifugi, che ha fatto una partnership con l'Associazione Italiana Celiachia della provincia di Trento. Abbiamo fatto questo mini corso per entrare un po' nel network Hike e siamo molto, molto contenti. La nostra scelta non è dettata da qualcuno in famiglia che appunto è affetto da celiachia, ma dalla volontà di offrire un servizio in più alla nostra clientela, quindi ampliare la nostra offerta al cliente che ha questa esigenza del mangiare senza glutine. Noi abbiamo intrapreso questa strada anche con dei prodotti tipici locali, quali può essere la zuppa di goulash piuttosto che la polenta col formaggio alla piastra locale, i funghi, oppure anche i canederli, quindi una cucina che varia. E su quasi tutte le seconde portate abbiamo fatto la scelta di eliminare la farina dove è possibile. All'inizio eravamo un attimo titubanti nell'entrare in questo mondo, però dopo aver fatto questo corso con l'Associazione Italiana Celiachia di Trento ci siamo accorti che era una cosa abbastanza fattibile anche per la nostra struttura. Non abbiamo incontrato grosse difficoltà. Abbiamo cercato di trovare del personale già informato su questa cucina, già informato quindi sull'eliminazione del glutine per quanto possibile nella cucina, e appunto anche le nostre salse di base per anche i primi piatti sono state introdotte quasi tutte senza glutine, proprio per questo motivo di poter offrire sia i primi sia i secondi anche le paste senza glutine o normali senza nessun problema. Sono Roberto, gestore del rifugio Silvio Agostini. Il rifugio è un rifugio SAT, rifugio CAI, ormai lo gestiamo già da più di due generazioni, è iniziato mio padre nel 76, nel 93 è passato sotto gestione a nome mio e ad oggi la nostra famiglia va avanti ancora con la gestione del rifugio. Il rifugio Agostini è un rifugio a 2410 metri nelle Dolomiti Brenta, esattamente nell'alta Val d'Ambiez. È un rifugio estivo, pertanto apriamo a giugno, in base un po' all'innevamento, i primi di giugno, metà giugno, e arriviamo generalmente, meteo permettendo, fino a fine settembre, inizio ottobre. Collaborando in inverno con mio fratello, lui gestisce un'attività alberghiera ad Andalo, si è sempre specializzato nella cucina senza glutine, nella cucina diciamo con chi aveva esigenze alimentari diversi dalla cucina comune. E da lì ho pensato che probabilmente anche al rifugio c'era questa esigenza e effettivamente abbiamo avuto un ottimo riscontro, ma non in quanto al discorso economico, ma più che altro soddisfazioni personali nel riuscire a dare un pasto caldo, riuscire a dare un primo, un secondo, e vedo che sempre più ci sono persone che richiedono questo servizio. Noi è dal 2014 che facciamo la cucina senza glutine. Al rifugio riusciamo a farlo, riusciamo a gestirlo bene. Facciamo poche cose, ma cerchiamo di farle bene. Noi proponiamo qui due o tre primi, due o tre secondi. Tanti prodotti, quando vengono fatti, tipo intingoli, spezzatini, ormai li facciamo tutti senza glutine, indipendentemente poi che ci sia l'esigenza o meno. E al rifugio, come dicevo prima, essendo comunque un rifugio d'alta quota, non abbiamo una linea ristorante, ma abbiamo sempre primi freschi fatti in casa, abbiamo sempre 3-4 primi, 3-4 secondi, variano, non sono sempre fissi, in base un po' anche a quello che offre la dispensa. A volte al rifugio bisogna un po' arrangiarsi con quello che c'è in casa, non avendo il supermercato vicino, anche se noi abbiamo la fortuna di avere la nostra azienda agricola che ci dà tantissimi prodotti di base, pertanto però scendiamo qui due volte a settimana e allora il menù ce lo arrangiamo un po' anche in base a quello che, ripeto, abbiamo disponibile al momento. Salve, sono Luca Bortoloso, gestore del rifugio Lancia.
rifugio SAT situato nel Monte Pasubio, nel versante trentino, a 1825 metri di altitudine. Noi abbiamo aderito al progetto AIC del 2014, scelta non facile, ma ci sta dando molte soddisfazioni. Abbiamo dovuto rimodernare, cambiare comunque la cucina, il metodo di lavorazione, i prodotti utilizzati, ma non ne abbiamo visto così una grande difficoltà, ecco, basta l'attenzione, le attenzioni giuste. Per il servizio adottiamo posate e piatti appositi, e al momento che il cliente ci avverte che è celiaco, noi senza problemi eseguiamo il servizio, basta avvertiamo la cucina. E abbiamo preferito concentrarci sui secondi piatti, e comunque potete venire a mangiare un ottimo goulash con la polenta certificata, delle salsicce, il baccalà alla vicentina e il piatto del rifugio, che è un mix di tutti i secondi insieme. Buongiorno e benvenuti all'Agritour Maga Cambroncoi. Io sono Aldo Paoli e assieme alla mia compagna Silvia, dal 2012 sono gestore di questa struttura. Situata a Sant'Orsola, nella Valle dei Mocheni, proprio ai piedi del Monte Costalta, è il punto di partenza ideale per escursioni, tranquille passeggiate e meta di gustose merende e pranzi. Aperto tutto l'anno, tranne nei mesi di novembre e aprile, l'Agritour Cambroncoi offre alla sua clientela piatti tipici trentini, preparati in gran parte con prodotti propri, dalla ricotta ai formaggi fino alla carne e ai crauti. Dal 2014 inoltre abbiamo deciso di entrare a far parte dell'Associazione Italiana Celiachia per garantire un servizio completo anche ai nostri clienti con intolleranze. Il nostro menù è interamente senza glutine, spaziando dai primi ai secondi e ai dolci. Oltre ai nostri piatti, i clienti celiaci potranno trovare anche dei prodotti caseari da acquistare e portare a casa. Siamo stati una delle prime strutture in quota ad aderire a tale progetto e dopo un primo periodo di organizzazione sia pratica che mentale, il tutto è risultato molto naturale e soddisfacente. Sono sempre più infatti gli ospiti intolleranti al glutine, e di poter offrire loro un pranzo e una merenda gustosi e sicuri ci rende estremamente felici e orgogliosi.